Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Trash. Io sono qui in diretta da casa mia per recensirvi un altro film biografico. Il dubbio. No, perché pensavo fosse spento, quindi... Comunque, no, ancora stavo registrando a vuoto. Un altro film biografico sulla vita di un regista. Stiamo parlando appunto di Edward D. Wood Jr. E la maggior parte della sua carriera l'ha passata a fare film trash. Oppure, diciamo, film, diciamo, di serie B, sì. Quindi, il film che vi andrò a recensire oggi sarà appunto Ed Wood, un film biografico sulla vita di Edward D. Wood Jr. Diretto da Tim Burton nel 1994, girato completamente in bianco e nero per, diciamo, rimanere nel tema, diciamo, del passato, diciamo, visto che il film è ambientato nel 1952 fino al 59. Diciamo che di solito si facevano i film bianco e nero, e soprattutto questo regista non ha mai fatto un film a colori, visto il bassissimo budget con cui realizzava le pellicole, e quindi si è deciso di girare proprio il film in bianco e nero, quindi per renderlo anche un pochino più cupo, in realtà, forse. Beh, allora, la parte di Edward D. Wood Jr. è stata affidata a Johnny Depp, che gli assomiglia leggermente, forse. Dovevano curare un po' di più il trucco di Johnny Depp e gli assomigliava come una goccia d'acqua. Ed Wood nei suoi film chiamava sempre attori che non fossero tanto famosi, infatti, diciamo, li pagava con poco. Strinse amicizia casualmente un giorno con Bela Lugosi. Bela Lugosi qui interpretato da un grandissimo e strepitoso Martin Landau, che tra l'altro secondo me neanche gli assomiglia così tanto, ma non è questo il punto. Ma secondo me hanno proprio sbagliato il fatto di dare a Martin Landau la parte di Bela Lugosi, anche perché Bela Lugosi era un pochino più giovane nel 52. Diciamo che qui nel film di Burton si è deciso di farlo invecchiare un pochino, ecco. Poi troviamo anche Sarah Jessica Parker, che, diciamo, vediamo quasi in tutti i film di Tim Burton, interpreta la fidanzata di Ed Wood, ovvero Dolores Fuller. Praticamente adesso questi personaggi che vi sto citando, ovvero Edward D. Wood Jr., Dolores Fuller, Bela Lugosi, vabbè, e anche altri, sono tutti personaggi esistiti nella realtà che sono stati reinterpretati da, diciamo, gli attori moderni, ecco, sì. Vabbè, troviamo anche Jeffrey Jones che fa Criswell, Bill Murray che fa un transessuale, Vincent D'Onofrio che fa Orson Welles, cioè, guardate. Praticamente Burton vuole raccontare la vita del regista iniziata con il suo primo film, ovvero Glenn or Glenda. Un suo film autobiografico di Edward D. Wood Jr., perché si diceva che Edward D. Wood Jr. si vestisse da donna nel tempo libero. Non lo so il motivo specifico di questa sua scelta, ma comunque praticamente si vestiva da donna. Diciamo che si poteva considerare un omosessuale, diciamo, ecco, sì. Ma in realtà no, perché, diciamo, si era fidanzato, quindi non era omosessuale. Ovviamente doveva distribuirlo la Warner Bros., cioè, e praticamente quando lo videro, ovviamente dissero: noi non distribuiamo film del genere, anche perché, diciamo, che un film così volgare, diciamo, era un po'... Ma, comunque, praticamente lui voleva sfondare ad Hollywood e non ce l'ha fatta, anche con i suoi altri film. Praticamente dopo essersi fatto amico a Bela Lugosi, che ha utilizzato nel film Glenn or Glenda, facendogli dire delle battute inutili, cioè battute tipo così a caso, lo chiama Bela Lugosi di nuovo, visto che sono grandi amici, per fare un altro film, ovvero La sposa dell'atomo, che poi verrà rinominato La sposa del mostro. Sì, questo film, diciamo, con Bela Lugosi che fa un dottore, diciamo, è abbastanza interessante come film, diciamo, un film sull'era atomica. Infatti questo film qui ebbero un sacco di problemi a realizzarlo. Glenn or Glenda, tra l'altro, venne realizzato malissimo,
perché non riuscivano, non avevano praticamente i permessi per girare per le strade, quindi dovevano fare tutto in fretta e in furia per completare le riprese. Invece in questo Sposa del Mostro praticamente non avevano i fondi, e praticamente Ed Wood si era affidato a una ragazza che aveva detto che possedeva molti soldi, ma in realtà non li aveva già spesi tutti. E quindi praticamente lui senza fondi si rivolge a... Come sapete, fanno tipo delle campagne di pubblicizzazione che invitano dei grossi pezzi grossi del cinema e dicono: questo film sarà un grande successo, se mi date i soldi io vi farò vedere un film spettacolare. Ovviamente nessuno gli ha dato i soldi, quindi si affidano a un macellaio. A un macellaio che gli presta i soldi per completare il film. E praticamente in cambio questo macellaio vuole che il suo figlio, che è mentalmente ritardato, vuole che faccia il protagonista. Infatti, pur di completare il film con i soldi che gli aveva prestato, fa diventare il figlio di questo qua protagonista. Molto bella la scena finale, diciamo, dove Bela Lugosi viene ammazzato dalla piovra. Praticamente la piovra era stata fatta così, praticamente, ecco. Erano andati a rubarla da uno studio dove si mettevano tutte le creature varie. Erano andati a rubarla Criswell, Ed Wood e, diciamo, un po' di persone durante la notte. E durante la notte appunto giravano le scene. Purtroppo qualcuno si era dimenticato di prendere il motorino che azionava la piovra, e quindi la piovra venne messa in questo pozzo, fantomatico pozzo, che poi sembrava una laguna. Tra l'altro, bisogna anche dire che lo stesso Bela Lugosi si era accorto di che film stava andando incontro. E praticamente che succede? Fanno la scena così, fanno andare Bela Lugosi di notte dentro quest'acqua per combattere contro questa piovra. Ovviamente che fa Bela Lugosi? Prende la piovra e se la comincia a vibrare contro il corpo, facendo finta come se la stesse attaccando. Vabbè, ovviamente poi ci furono varie problematiche sul finale vero e proprio, ovvero quello del... Praticamente il macellaio aveva detto: voglio una sola condizione, oltre al figlio, voleva anche che il finale doveva finire con un'enorme esplosione nucleare, una cosa del genere. E quindi fecero finire proprio il film con questa esplosione. Ed Wood finisce la sua carriera, diciamo, da regista, con il suo film, diciamo, molto più famoso del normale, ovvero Plan 9 from Outer Space, Piano 9 dall'interspazio. E praticamente questo film qua fu molto travagliata la sua realizzazione, tra l'altro perché non avevano di nuovo i soldi per realizzarlo. E che successe? Si rivolsero come dire, un'associazione religiosa, praticamente di una chiesa, e praticamente la chiesa finanziava i film. Praticamente Ed Wood aveva sentito che la Chiesa finanziava dei film sulla Bibbia, e quindi disse: io vi posso fare qualcosa di meglio, disse Ed Wood, e quelli là si fidarono ovviamente. Gli diedero i soldi, e ovviamente di nuovo Bela Lugosi, però purtroppo accade che durante la realizzazione delle riprese, con i soldi ovviamente dalla Chiesa, Bela Lugosi morì perché era un... Bela Lugosi, diciamo, col passare degli anni, siccome non veniva mai chiamato, era molto depresso. Viveva con i suoi cani, cagnolini più che altro, e praticamente che faceva Bela Lugosi? Si drogava, si iniettava qualcosa nelle vene, e purtroppo diciamo che si drogava spesso, quindi era morto perché ne aveva abusato troppo di questa roba. Ecco perché poi durante la realizzazione di Plan 9 from Outer Space è morto. E ovviamente Ed Wood dice: io devo completare i film, come diavolo faccio? Lui aveva delle riprese fatte di giorno di Bela Lugosi. Però purtroppo accadde che, forse per, non ne ho idea, boh. Il film ovviamente venne girato interni negli studi. Presero una controfigura, che tra l'altro è un dentista, praticamente un dottore, un dentista che non è neanche attore, quindi hanno detto: tu farai la controfigura di Bela Lugosi, facendogli tenere il mantello fino qua, per non far vedere la faccia. Ovviamente da qua in su sembrava Bela Lugosi. No, veramente, ragazzi, tra il film di Ed Wood, tra La Sposa del Mostro e Plan 9 from Outer Space, Plan 9 from Outer Space, diciamo che è quello che fa molto più ridere,
per il suo squallore, perché è molto divertente involontariamente questo film. Tra l'altro nel film troviamo anche, diciamo che non è un attore proprio in realtà, c'è questo lottatore di wrestling, se non sbaglio, che si chiama Thor Johnson, ma non mi ricordo, sì, mi sembra così, Thor Johnson, cioè praticamente l'aveva chiamato per fare una specie di zombie, e praticamente faceva il mostro nella sposa del mostro, mi ero dimenticato di dirlo. Ovviamente a fargli l'introduzione all'inizio di Play 9 from Outer Space, indovinate un po', avevano chiamato Criswell, una specie di chiaroveggente che diceva cavolate. Sì, l'avevano fatto iniziare il film facendogli dire che è il futuro, queste cose qui, e parla tipo in un modo strano, cioè, come disse anche YouTube nella sua recensione di Planet from Outer Space, perché mai una persona dovrebbe parlare in quel modo? Non vi posso mettere la scena, sennò poi me la tolgono da, cioè mi mettono i copyright, quindi. Ovviamente Ed Wood era un po', diciamo, impazzito, perché, diciamo, quelli della chiesa dicevano, ah no, noi dobbiamo farlo come diciamo noi film. Invece ovviamente Edward, tutto sconsolato, se ne andò in un bar e incontrò casualmente Orson Welles, che gli incoraggiò a continuare il film. Perché, come sapete, Orson Welles aveva diretto un film indipendente da solo, senza l'aiuto di nessuno, ovvero il suo film più famoso, tra l'altro, Quarto Potere, che è veramente un capolavoro della cinematografia. Proprio. Cioè, guardate, un grande regista come Orson Welles, che incontra un regista di serie B, anzi di serie Z, come Ed Wood. Comunque devo dire che Tim Burton, con il suo film Ed Wood, è riuscito a realizzare un vero e proprio film magistrale, cioè, nel senso, tutto è ottimo, cioè anche l'interpretazione di Johnny Depp, tutto è ottimo. L'interpretazione, le musiche, che altro? Vabbè, gli effetti speciali che sono, diciamo, quelli. Beh, diciamo che come regia è perfetta. Tra l'altro questo film qua di Tim Burton, Vince, doveva avere anzi, ebbe la nomination come miglior attore non protagonista a Martin Landau per la sua interpretazione, diciamo, anche magistrale di Bela Lugosi, perché mica è facile fare Bela Lugosi, mica lo posso fare io, cioè. Poi doveva vincere anche la nomination come miglior trucco a Rick Baker, che, diciamo, Rick Baker è un grande nel fare i trucchi. Nonostante qui si è dimostrato un po' povero nel fare i trucchi, devo dire che qui se l'è cavata abbastanza bene, dai. Sì, se l'ha cavata abbastanza bene. E niente, diciamo che poi Plan 9 from Outer Space, tornando, diciamo, alla sua storia di Edward, Plan 9 from Outer Space venne dedicato a Bela Lugosi, ebbe la prima internazionale, proprio vennero un sacco di persone. Ovviamente il film si rivelò un flop totale, infatti, come si vede anche nel film di Tim Burton, le persone durante la prima della Sposa del Mostro lo linciarono proprio a Ed Wood, praticamente gli buttarono pomodori, cose varie. Da quando ha capito che le persone lo ammazzavano quasi, no, non andava più alle prime, anzi andava e poi se ne andava via, prima che accadeva qualcosa. Infatti, indimenticabile è la scena del film in cui ci sono un sacco di persone, cioè amici di Ed Wood, che vanno a vedere il film insieme a lui, insieme alla sua fidanzata, tra l'altro. E poi vengono praticamente derubati di tutto, praticamente li rubano la macchina, fanno un casino. Quindi, beh, Ed Wood è stato diciamo, un grande regista di film di serie B, che, diciamo, che col passare del tempo si è un po' abbassato ai livelli tipo ai film un po' erotici, quindi, diciamo, è morto con quello. Comunque, diciamo che il suo film più famoso, che infatti bellissima la scena finale del film di Burton, in cui si vede Johnny Depp che dice: io sarò ricordato per questo film, ovvero per Plan 9 from Outer Space. Infatti è così, perché molte persone, quando dicono Ed Wood, gli viene subito in mente Plan 9 from Outer Space, perché Glen Ordland e La Sposa del Mostro, che sono, diciamo, i tre film più famosi, questi qui, associano di più Ed Wood a Plan 9 from Outer Space, perché, diciamo, è il film più squallido che abbia mai fatto. Oltre ovviamente a Glen Ordland e La Sposa dell'Atomo, scusate, del Mostro. Bene,
Potrei anche concludere qua la recensione di Edward. Diciamo che non è proprio una vera e propria recensione del film, diciamo che più che altro vi ho raccontato la storia del regista Edward. Diciamo che questo video qua non lo chiamo recensione Edward, chiamo Edward. Basta. Chiamo proprio, diciamo, monografia. Posso anche concludere qui la recensione di Edward o, diciamo, barra monografia di Edward. E ci rivediamo in un altro prossimo video. Ciao a tutti.